Qua troviamo la, ecco, chiave alata. Ok, e qua ci siamo salutati, ragazzi. Dobbiamo aprire queste due porte e vedere cosa c'è. Chiave alata. Perfetto, già che si apre con la chiave alata, è già un gran segno. L'hai sbloccata. Tra l'altro siamo senza munizioni, però abbiamo i colpi del pompe anche in abbondanza. Poi abbiamo anche il cecchino che devo ricaricare. Ah, non è male, ah, così. Tira la leva. Minchia, tutto sto bordello per riuscire fuori? Che cosa? Luogo della cerimonia. Cos'è? Questo simbolo mi ricorda qualcosa. Ma è il coso dell'ombrella. Ma che è un bunker? Non è che devo metterci il flacone? No. Devo andare di qua. Che luogo invitante, signori. Per caccola, non rompere le palle. Tanto ci saranno, bro. Tanto ci saranno. Ma dai, diciamo, è un luogo molto invitante, raga. Dai, chi non vorrebbe fare una passeggiatina qua? Con tante fre... Oddio! Artemio, sei tu? È Ottavio, sì, allora è Artemio. Se c'è pure Ottavio, è Artemio. Ah, ne mai, guardate, sparo, eh? Guarda che non ho pietà io. Non ho pietà, non ti avvicinare. Posso assumarti, è animale? Animale, turista, non ti avvicinare, non ti permettere più. Non ti avvicinare. Animale. Ecco, devo ricaricare, scusa. Allora, vieni, 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 scusa, scusa. Animale. Raccogliamo tutti i soldi. Cos'è che aveva? Non ho molti colpi, devi morirci però, primo colpo, eh. Se no qua non ci siamo. Mamma mia che sei brutto. Rompi, rompi tutto, dammi i colpi. Perché trovo queste minchiate? Artemio! No, madonna, come l'ho mancato, dai, sono un coglione. Dei corna! Pianta verde, dammi qua. Fluidochimica. Allora, io mi devo un attimo, mi devo creare delle cose. Dimmi che posso crearmi delle... Mi servono gli scarti. Artemio questo. Ma allora Artemio non era quello. Comunque, i cadaveri, ragazzi, su questo gioco sono tutti uguali. Non so se ci avete fatto caso. Ma sono tutti gli stessi, era facile. O siamo in Cina. Il socio. Interagisce. Che è chiave alata? Non entra in questa serratura. Chiave di alcine. Chiave con stemma di ferro. Niente, non ho più chiave. Minchia, qua c'è uno scrigno. Dobbiamo ricordarcelo questo. Qua si può entrare? Bello mio, grazie del follow. Artemio! Pensavo Eccolo, che bello saresti mio! venuto qui. È stato inutile. Ne sei sicuro? Ma questo come Hai mica di fa a certo spostarsi, trovato capisci? qualcosa di prezioso. 190 Non so se ha valore, ma... Beh, kg. È un quello piscio che hai di nelle mani è proprio tua figlia. cane. Come mia figlia? Cosa intendi? Prova a guardare un po' meglio. No, aspetta. Ma è la testa. Dentro quel flacone è contenuta la sua testa. No, raga, troppa male. No. Rose. Non azzardarti a dirlo! Dai, grazie, c'è la testa, coglione! Non è possibile! Non può essere vero! Vabbè, Lo sempre un spirito di testa di tua vita. figlia è del tutto intatto. Possiede dei poteri straordinari. Significa che è viva senza testa? Chi potrebbe mai farlo? Puoi ancora salvarla. Ma puoi ancora Salvarla! vabbè, dai, si incolla la Da mano anche questo! la testa, no? Sei fuori di testa! A ovest del villaggio c'è un'abitazione dal comignolo rosso. Vai a trovare l'uomo che vive lì. Poi potremo proseguire questa conversazione. Basta perdere altro tempo e dimmi subito tutto! Non c'è nulla che ti obblighi a fidarti di me. Ma hai delle alternative migliori? Artemio ha ragione, raga. Mi duole ammetterlo, ma ha ragione. La scelta è tua. Il cliente ha sempre ragione, dopotutto. Se stai mentendo, la pagherai molto cara.
pagliaccio! Cioè, raga, brutto, brutto, brutto. Abbiamo scoperto che la nostra figlia gli hanno tagliato la testa, l'hanno messo, cioè, noi un'ora. Vabbè, però non so perché il personaggio si preoccupa. Scusa, se tu il braccio te lo incolli così, con tantissima acqua santa, prendi il corpo di tua figlia, mentre c'è l'acqua santa, e gli incolli la testa, no? Penso non ci siano problemi. Flacone della testa. Ah, vero? Non l'avevo fatto a caso. Cos'è? Questa è Madre Miranda, vedo delle... Che diavolo? Allora, qua ci sono quattro slot, cosa devo trovare? Quattro flaconi di quattro teste. Artemio, dammi le munizioni. Benvenuto un paio di cazzi. Rapina, raga, 10 proiettili. Porca Dio, mamma mia, ma qua è un bordello. Qua è un bordello, raga, qua ci perderemo. Se già ci perdevamo in casa. Ciao Luca, bello mio benvenuto. Ah, ok, si può aprire questo. Ah... Ricarichiamo la pistola, abbiamo comprato 10 colpi. Possiamo permetterci questo. Permesso? Allora, fuori in teoria non c'è quasi niente. Ma io non lo so, sembra che ci sono già stato qua. Sì che ci sono stato, questa è l'entrata. Ah, ma ci siamo già stati qua. Ma adesso abbiamo la manovella. Io mi ricordo che c'erano dei pozzi dove c'era la manovella, mi pare che noi l'abbiamo presa una manovella. Dov'è il pozzo? Me lo indica qua, io non vedo nessun pozzo, c'è il trattore. Ah, ecco. Perfetto, che non si può mettere con la manovella? Forse dall'altra parte? Eccolo, serve qualcosa, tuo padre. Vediamo di qua cosa c'è. Belle zone illuminate. Ah, qua c'era qualcosa da scassinare. L'abbiamo un grimaldello? Minchia, ma abbiamo un cazzo, ma cosa abbiamo preso tutto questo tempo di risorse? Niente. Andrea sottolineatura noise qua è dove eravamo prima. La voce dell'amorosa. Qua c'era no. Qua c'era una questa chiave non va bene qui. Cos'è che è? Sulla porta c'è una sorta di feto. Ah vabbè, questa allora si aprirà con le quattro teste. A me è un bordello così. Andiamo di qua, vediamo se troviamo qualcosa magari. Via sul 7 c'è. Mi cacai un cuore, signore. Ancora no, ancora no. Ancora no. Artemio, sei tu? Artemio, voglio solo parlare, esci fuori. Madonna mia, Artemio, non così. Animale di legno? Corpo. Ci blocca qua? Ma qua dove minchia siamo? Vai ci blocca. Forse c'è qualcos'altro però qua, raga, perché... Ah, ecco, vedi... La serratura facile da scassinare. Ho sentito un urlo proveniente dalla casa del comune. Stavo per andare a controllare, ma i detriti mi hanno bloccato il passaggio. Devo fare un giro più lungo per arrivarci. Chi avrebbe mai pensato che alla fine il buco nella parete della stalla si sarebbe rivelato utile? Ah, quindi c'è un buco sulla parete della stalla. Vediamo se da qui lo vediamo. Intanto qua possiamo sbloccarlo. Sblocca tutto. La torcia, mi raccomando, non l'accendere. Questa è la stalla. E in realtà... Porca puttana, pensavo che stavi cacando, ti volevo anche rispettare. Che cazzo, va? Non rispettare. Ma che è il cesso? Ma allora perché caca fuori se c'è il cesso? Scusa. Artemio! Ah, c'è Artemio nel cesso. Per questo. Sono educati però nel loro picco. Cos'ha? Deve esserci un modo per muoverlo. Dio mio, però tu hai troppi modi, cerchi. Io non so un cazzo qua. Tosuoro. E qua in teoria possiamo entrare. Chiusa dall'altro lato. Dal cesso si può entrare? Tutte queste zone che poi non servono a nulla. Cioè. Per qua c'è una stalla. Non è che c'è un buco come parlava. Questo. Il buco che porta fuori però. Questo qui tipo come dall'altro lato. Ma secondo me è per forza questo. A meno che. Aspetta. No. Qua c'è qualcosa da prendere, mi dice, raga, dobbiamo... Ma si arrampica, no? È troppo coglione per arrampicarsi, questo. Non è che lo devo sparare, può essere. Non ci provo. Guarda, spiegare un colpo di pistola per recuperarne 4 di fucile, secondo me, conviene. Qua c'è la... Secondo me è un invito a passare di qua, raga.
per queste tombe non mi piace. Questa è chiusa, che sarebbe questo cancello. Questo è chiuso dall'altro lato. Minchia, ma dall'altro lato vediamo se... Aspetta, non è che il buco della stalla magari si buca da qui, no? Amo questo gioco. Munizioni, fucile di precisione. Minchia, mi sembrava qualche arma aliena. Qui c'è solo una scatola di munizioni. È chiusa dall'altro lato. Secondo me queste cose, che sono tipo una specie di catacombe, secondo me queste cose portano un'altra. Cosa sono queste cose? Cosa si vince? E vabbè, ma qua... Questa è chiusa dall'altro lato, ma dall'altro lato... Che... Cosa devo fare? No, non mi dire che è questo. Quale scatola, bro? Sono qui! Comunque, ciao, Vale, bello mio, come stai? Com'è? Stai chiusa dall'altro lato... Dai, che puoi entrare! Minchia, mi infiltro dai cessi, ne esco da fugnatura, ci spunto. Ovunque mi sono girato, guardiamo la mappa, Nat. Allora. Noi siamo venuti da qua, qua ci vuole la chiave a quattro ali, qua ci vuole il calice col feto. È lucchetto, ma qua dovrei però... Nel trattore, penso che poi si sblocca questa zona, perché qua se no non ci posso andare io. Da dove si ci va da questa zona? No, vabbè, non più. Ah, Che chiave devi cercare? Vediamo dalla chiave. No, è una manovella in teoria, secondo me, che serve, manco una chiave. Come trovare una manovella? Adesso cerco. Perché lo sto cercando, raga, ogni angolo, non c'è nulla. Non c'è nulla. Cos'è questa? Cos'è la parte del trattore? Non le piange. Non ci credo. Bardo mio, grazie del follow. Lascia stare, Mike. Fatto. Officina. Se non trovo la leva qua! Maria. Guarda. Guarda, viene da piangere. Accendi sta torcia del cazzo. Cos'è? Una foto. Devo vedere in questa foto. Guarda fuori dalla finestra. No, ti prego, non me la dire sta cosa. Ok. Non c'è un cazzo nella finestra, c'è un corvo. Prendo le ali per fare una chiave alata. C'è. Sì. Quante cifre è? Andrea, sottolineatura noise 8 CDX 1, preparo io Ken. Guarda, viene da piangere, raga, per come... Allora, guarda fuori dalla... Oh! Ce l'ho qua, porco! Madonna mia! Madonna mia, mi sono cacato! Artemio! Guarda come... Matrix. E ciura la ucca quando sei morto. Madonna, mi sono cacato, raga, mi sono cacato! Però hai la soluzione. Allora, guarda fuori dalla finestra. 04... 08... Ah! 07, 04, 08. Sono un bimbo bravo. Cosa ho trovato? Una pistola M1901. Ma basta, che non fa un cazzo. È stata stranerfata. La leva per il trattore. Il Creek, ecco come si chiamava. Corvo di merda. Madonna mia, raga, meno male. Cioè, io un'ora che giro c'era tanto di catenaccio. Guarda, meglio che non parlo. Scarpe ruggini. Un'ora che giro qua come un coglione. Fuori tre. Mamma mia. Cito. Cito malissimo. Per tutti morti? Disintegrati? Ok, quindi in teoria... Allora, fammi vedere soltanto se la manovella del Creek magari posso usarla anche sul pozzo. Cosa che non penso. Serve qualcosa. Non ti dice né cosa, né quando. Cioè, ci devi andare tu per lo... Ok, quindi in teoria adesso possiamo usare la manovella. Ah, tutto questo per alzarlo. Però ce la siamo ripresi la manovella in teoria. No. Piano, mi sento male. Dove siamo? Ok, qua possiamo esplorare il dietro della casa, che io ci andrei. Questa è la logica del personaggio. Ne vai a ricercare una. Io cos'è? Un porco! Ma che è un macellaio? Madonna, mi sono cacato addosso, sono un porco.
X1, perché devi uccidere Dio. 9? 19? Chiavuto. Allora, va bene, qua libero tutto. Mi servono dei grimaldelli per trovare queste cose. Vabbè, ma sicuramente troveremo... Attenzione, ah, come rompi, coglione. No, no, no. Madonna mia. Madonna mia. Mamma mia, corpo de corna. Anica, anima, anima, anima. Madonna mia, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, lasciatemi. Rambatemi dopo. Prendi il fucile, prendi il fucile, va, per cortesia. Hai paura? Ho solo un colpo. Non è morto. Coltellino tattico. Ma non uccide il coltello. Volevo fare un tentativo per vedere se... Dai che sto morendo. Vabbè. Acqua santa, prego. Mi chiamavo l'inventario quasi full, tra l'altro. Prendi tutto, prendi tutto. Vabbè. Comunque ha 7 colpi, automatica sì, ma 7 colpi si infila io. Allora, e qui in teoria c'è un... Passa! Veloce! Pregate, tu sei un eroe, sei un cazzo di eroe. Spara! Veloce! Veloce! Riparati dove esiste il riparo. Tu non ci passi, qui sei troppo gro... Ma a me è semplicemente corazzato. Oddio, ma chi è? No, ci muoio, Artemio, anche qui! No, no, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo. Fatemi! Bravo, bravo! Bravo, inculateli tutti. Oddio! Collateral! Quick! Signori! Questo è essere fenomeno! Cranio cristallizzato perfetto, ma vai a fare in culo. Se me ne faccio del corpo di una bambola, perché non mi dà indicazioni? Cosa minchia me ne devo fare? Sei in una situazione di merda. Ci sono 26 lupi mannari, quelli corazzati, ti vogliono inculare, ti hanno già inculato la figlia. E tu cosa prendi? Una bambola. Una bambola. Signori, una bambola. A chi di competenza, vista la prolungata assenza degli Utelio, tengo e custodia le chiavi della sua casa. Oh, rivolgetevi a me in caso cordiale di salute. Eh sì, dove sono però le chiavi? 107 CIRDX1. Sulla leggi la fucking chat che mai te lo sta spammando. Ah, vero. Per attivare i pozzi, dovete recuperare la ruota del pozzo. Quest'ultima recupererà la vostra seconda visita al villaggio. In poi si troverà nella parte occidentale, la città vecchia, precisamente all'interno del capanno sulla destra. Dove perde per la di fe. Direttamente da lì. Aspetta, capanno a destra? Non è che questo? Ho la chiave di ferro. Signori, l'abbiamo trovata così, 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 mamma mia, cioè l'ho letto, ce l'avevo davanti praticamente, l'avrei trovata anche senza di te, bro. Vedi, però grazie, per me. Trovata, sai che mi esce un lupo mannaro, grimaldello, animale testa di legno, collana con due incavi. Vedi, ma porca puttana. In teoria ci buttiamo sul lato chiuso, ma vaffanculo. Che cazzo, 2 ore di giri. Sblocca sta minchia di cancello che ce l'ho sui coglioni. Apri sta minchia di porta che ce l'ho sui coglioni. Ed entriamo qua. Calma, Sly, calma. Se non c'è niente qua, raga, io non so più dove cercare, ve lo dico. Dai, ma l'ho sparato in testa. Se non c'è niente qua, non saprei dove cercare. Oh, sblocchiamo intanto la porta. Polvere da sparo. Per forza deve esserci qua una soluzione. Allora, sacrificate 2 capre a Madre Miranda. Offerta, lana, madre mi ha dato un elenco di farmaci, cioè cosa le serviamo? Nessun mangio, le bestemmie è sempre più... Bestiamo. Ho ricevuto l'ordine di consegnare tutto alla chiesa, ma quello che
che ho visto lì è stato spaventoso. I quattro signori erano lì, Madre Miranda aveva in braccio una bambina, ha sussurrato qualcosa e l'ha toccata. Non so come spiegarlo, ma la Bardo mio, bambina si è grazie trasformata in del una sorta di follow. cristallo bianco. Non ho potuto evitare di chiederle perché facesse una cosa del genere. Madre Miranda mi ha sorriso e ha detto: questa è la bambina prescelta. Qualcosa di strano. Apri. Cos'è? Non mi dire che c'è la chiave. Questa è la chiave a quattro. Dietro non c'è un cazzo. Ma è qua la chiave! Sì! Ma non è proprio una chiave. Ma sì, è una chiave. Prendila, no? Com'è F interagisci? Combinato con la chiave alata. Sì, Maria Niente, raga! meglio tornare dal duca. Tastare muto! La cosa da vendere. Oh. Com'è andata? Hai scoperto qualcosa? Ho trovato questo. Ora mantieni la parola e dimmi che devo fare. Non ti agitare. Prima usa quella chiave e trova tutti i flaconi che contengono le parti di Rose. E dove sono gli altri? In totale sono quattro. Uno è già tuo, il resto è nelle mani degli altri signori. Signori. Madre Miranda è la fredda e spietata sovrana del Ragazzo di TikTok, villaggio. mi Al raccomando, suo link in servizio bio, ci cioè. sono i quattro signori. Hai già incontrato la prima, Lady Dimitrescu. La seconda vive in una valle Ma nebbiosa, la qua è? creatrice di bambole Donna Beneviento. Nessuno è mai riuscito a fare ritorno dalla sua oscura e antica dimora. Il terzo è Moro, un abominevole essere deforme che vive nel bacino idrico oltre i mulini. Gira la voce che non sia lui l'unico mostro ad abitare quelle acque. Perché sospendete? Perché... L'ultimo, nonché il più pericoloso, è Heisenberg. Lavora in una fabbrica ai confini del villaggio. A cosa lavora? Io li chiamerei abominio oltre Porco l'umana Dio. immaginazione. Madonna mia. Allora, raga, abbiamo conosciuto... Mamma mia, ma qua c'è un bordello. Poi è un bordello praticamente. Devi recuperare i quattro flaconi. Voglio farti un grande favore. Ho segnato sulla mappa le posizioni dei signori. Nel villaggio si nascondono molti tesori. Prego. Qua potenzia tutto. Trovali. Ok. Ma qui stiamo andando da quella delle bambole. Mamma, è un bordello praticamente. Quindi ogni boss che... Vabbè, in teoria si è capito comunque. Ogni... diciamo boss che andiamo a uccidere. Ci andrà a dare poi un flacone. Che una... Ogni flacone contiene una parte di nostra figlia praticamente. No? Strano. Va bene. Cala il silenzio. Ethan. Cosa? Amore, mi vuoi fare un panino? Ethan, vieni con me. Ho qualcosa da dirti. Mia. Vabbè, tanto il personaggio è un Cosa succede? coglione. Certo, andiamoci. Non sarà una trappola, non è un'illusione, un'allucinazione. Andrea sottolineatura noise 8 cheer di X1, prova a sparare alle bambole. Ah, vediamo, se ne incontro un'altra gli sparo. Non penso succeda qualcosa perché... Sono troppe. Questo è chiuso. Rosa sembra diversa. Ma grazie, è stata infilata sui Ethan, flaconi. devi salvarla. Cambierò figlia. Che sta succedendo? Un cazzo, Ethan, è tutto normale. Mi abbandonano tutti. Anche Rosa. Perché sei pazza e Non voglio schizofrenica? restare sola. Sola. No, non è Dai, vero. Ethan, cazzo. La troveremo. Madonna, che posto di merda. Io volevo andare alle Bahamas. Andiamo. Beneviento dal 1987 al 1896. Mica, quanto cazzo è campata? È una bambina, era praticamente. La ruota del pozzo, questo. Ah, posso che non si usa questa qui.
Rinuncia ai tuoi ricordi, ma cosa significa? Andrea sottolinea che devo essere Cirdix 1. Se non è russa mappa, penso non ci sia niente. Allora, a questo punto può essere che devo... Ma grazie al salto del rinuncia ai tuoi ricordi, foto di famiglia. La situazione. Che sta succedendo? Cazzo di genio. Genio di merda. Devi andare al cimitero. Grazie, Matteo. Non so se intendi nel gioco, ma di come l'hai detto. Dai, ti prego, no, non me le fare queste cose. Cosa c'è scritto? Vieni con me, Ethan. No, 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 non voglio venire. Cancellalo. E vabbè, ma hai una casa di merda. Cioè, bella, però magari... Forse un po' pericolante, aggiungerei, no? Io non dormirei qua, manco... Manco se mannacono. Casa Beneviento. Vabbè, entriamo. Mamma, è una porta stai aprendo. Ah! Ah! Benvenuti. Ho già qua che è una casa un po' più piccola. Secondo me è anche più inquietante di una casa più grande. Devi esplorare prima sotto, prima di andare sopra. Quindi andiamo di qua. È una bella casa, una bella casa. Apri, apri. C'è un cazzo, qualcosa. Un cazzo. Vabbè. È una pianta. Mamma mia. È piccola soltanto perché così. Grazie del follow comunque, bello mio. Benvenuto in questa comunità. Andiamo di sopra, va. Guarda, è bellissima questa bambola. Ah, non mi funziona F, raga. Non mi funziona, mi sa che non posso. Oh. Andiamo qua. Mamma mia, che casa di merda, per quanto mi esploro questa stanza. Ho sentito cose, raga, io lo dico. Hai male al collo perché sei una checca e non giochi. Ma è anche in 9, 19, 29. Zay, ma stai rosicando? Porca boccali puttana. Di birra che brindano, boccali di birra che brindano. Per a fetta di formaggio, per a fetta di formaggio. Come rompere i coglioni in un solo bit. Porca... Animal... Ah, ok, ok, minchia, mi sembra... Il flacone! È una trappola palese, però... No, dai... Cosa? Dov'è la mia arma? Non c'era prima il manichino, ma è a forma di mia? Come dov'è la mia arma? Non ho armi! Salva! Signori! Lo so che vi rompo i coglioni, che magari siete curiosi di quello che succede, ma dobbiamo salutarci, per me. Basta, raga. Dobbiamo salutarci, dai, si è fatto anche tardi. Grandissimo saluto da Sly Capo Bianco. Vi saluta, purtroppo, anche Jackson. Grazie, E siamo qui, tutta la notte. Ciao, Bull. Buonanotte a tutti, ragazzuoli. Vedemi. Popede. Buonanotte, ragazzuoli.